Un vasto incendio ha devastato il terzo piano e il tetto di un'abitazione situata in Cantongetto 30, frazione San Bernardo di Ivrea. Le fiamme sono divampate poco dopo mezzogiorno. Ad accorgersene una donna, Silvia Serra, che passando da lì in auto ha visto uscire una colonna di fumo nero dall'abitazione. La donna ha allertato subito il 115, poi è scesa dalla macchina e ha aiutato ad uscire dalla casa una delle proprietarie, 84 anni, in quel momento sola nell'abitazione, mettendola al sicuro. Sul posto sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco di Ivrea, seguiti dai vigili del fuoco di Rivarolo Canavese, dall'autoscala di Torino e del carrofiamma, che hanno prontamente spento l'incendio e messo in sicurezza il tetto distrutto. Sul posto anche la polizia. Ingenti i danni. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito o intossicato. Soltanto i figli di 61 e 68 anni delle due cognate proprietarie sono stati accompagnati all'ospedale per il forte spavento subito quando sono giunti sul posto e hanno visto il tetto avvolto dalle fiamme.